in RIPS noi abbiamo fatto delle belle liste e i miei candidati si stanno muovendo con solerzia, con grande spirito di costruttivo, di buona volontà. Siamo presenti dappertutto nei quartieri, stiamo facendo dei giri di cognitivi per ascoltare dalla viva voce dei miei concittadini quali sono le obiezioni, le critiche, i suggerimenti, perché noi così facciamo le campagne elettorali. Non le facciamo negli studi televisivi, con tutto il rispetto per l'amor di Dio, ma le facciamo soprattutto per strada, incontrando le persone in carne ed ossa e guardandole negli occhi. Dal canto nostro ci mettiamo la faccia e siamo pronti ad ascoltare ogni tipo di suggerimento in buona fede che ci proviene. Sì, volevo chiederle anche un chiarimento sulla questione di Piazza della Libertà, un polverone di polemiche sui social per la multa di un pedone che conduceva a mano una bicicletta. Cosa si può dire rispetto a questo episodio? Ho sentito questa mattina il comandante dei vigili urbani che mi ha detto che non è vero. È vietato comunque utilizzare. Allora, noi abbiamo questo gioiello, no? Che abbiamo messo a disposizione dei nostri concittadini. Manteniamola come merita, facciamo in modo che sia considerata da parte di tutti un patrimonio di tutti i miei concittadini. Trattiamola bene, facciamo in modo che duri nel tempo, nel suo splendore. Evitiamo ogni pregiudizio che possa in qualche modo danneggiarla e godiamocela così per quello che è, una splendida piazza sul mare, ricca di suggestioni e di incanto, e percorriamola come giusto che sia a piedi, che fa anche bene alla salute. Onorevole, prove generali, diciamo così, di chiamata alle armi per le liste che sostengono Vincenzo Napoli, obiettivo, parola d'ordine, anzi la continuità ma anche il rinnovamento. Sì, oggi era importante ritrovarsi, ormai è una settimana dalla scadenza elettorale, ma ritrovarsi soprattutto in un luogo simbolico, la Piazza della Libertà appena aperta. Questa ormai è diventata l'immagine più rappresentativa della nuova Salerno nel mondo intero, è un luogo incantevole al centro delle due costiere, non è solo però un'immagine da cartolina, ma è anche il simbolo del rilancio dello sviluppo economico, lavorativo e occupazionale di Salerno nei prossimi anni. 700 posti auto che saranno a servizio delle attività del centro storico, numerose attività ristorative, commerciali, bar sono nel sottopiazza che daranno lavoro a centinaia di giovani, di donne e uomini che potranno rimanere a Salerno nei prossimi anni, e sarà uno straordinario attrattore turistico, insieme alle navi da crociera, insieme all'aeroporto, insieme alle nuove spiagge, renderà Salerno una delle mete turistiche più affascinanti e più attrattive del nostro paese. Per cui era davvero importante ritrovarsi qui per dare un segnale di quello che vogliamo costruire e del sud che abbiamo in testa. Questa piazza, e oggi lanciamo questo messaggio, è un po' il simbolo del riscatto e dell'orgoglio del sud. Di un sud dell'eccellenza che vuole competere con altre aree del paese, con altre aree dell'Europa, attraverso la competitività, lo sviluppo, la modernità, e lo farà attraverso le risorse europee che arriveranno, e lo farà attraverso le capacità amministrative che questa giunta ha messo in campo finora e che sarà in grado di mettere in campo nei prossimi anni. Dall'altra parte ci sono forze politiche che hanno lavorato per non ottenere le risorse europee nei prossimi anni, per non darle al mezzogiorno, oppure ci sono forze politiche che hanno lavorato contro quest'opera e contro il modello di sviluppo che Salerno ha messo in campo nei prossimi anni. Allora, dare forza e fiducia alla candidatura di Enzo Napoli vuol dire dare fiducia al progetto e sviluppo della nostra città nei prossimi anni, ma dare anche un segnale di fiducia e di ottimismo per il rilancio del mezzogiorno e dell'intero paese. Quanto è importante per Enzo Napoli vincere al primo turno? Ma è importante vincere, ma è importante per la città di Salerno dare continuità al lavoro amministrativo che si è svolto in questi anni. Un lavoro che va portato avanti, va rilanciato anche per alcuni aspetti, in alcuni elementi dei servizi ai cittadini, negli interventi dei quartieri, ma che non può interrompere quel percorso di progettualità e di visione che abbiamo dato alla città di Salerno in questi anni e che vogliamo continuare a dare in futuro. Per cui davvero crediamo che sia giusto continuare a dare fiducia a Enzo Napoli per continuare il percorso di sviluppo di una città che ormai è diventata simbolo della modernità, del paese e del mezzogiorno. Eccomi investito per la terza volta candidato nella stessa lista Salerno per i Giovani, dove mi ha visto giovane consigliere comunale all'età di 28 anni e che oggi mi vede molto più maturo, con il bacio della vittoria e con lo schiaffo della sconfitta. Mi candido perché voglio amministrare con decisione e determinazione questa città. Non è una candidatura occasionale, ma una candidatura sentita ai limiti della vocazione.
quindi mi auguro di riuscire in questa impresa, in questa tornata elettorale, per la costruzione di una città per tutti, fatta a misura d'uomo ma anche a misura di disabile. E mi candido a rappresentare una fascia poco rappresentata, a dare voce a chi quella voce non ce l'ha, ma mi candido anche per i tanti giovani della mia città che hanno fame di sport, di musica, di arte, di cultura, tutto completamente accessibile e gratuito. Mi candido per trasformare una e rigenerare un lato urbano che vada sempre di più in un'ottica di città europea, partendo proprio dalla Piazza della Libertà, un luogo privo di barriere architettoniche, fluido, scorrevole, che mi permette di non farmi sentire diverso.